Grazie, io vorrei cominciare con i ringraziamenti soprattutto all'Università di Catania e ovviamente al Rettore che ha trovato miracolosamente il tempo anche per venire a salutarci. Ringrazio il Comune, ma soprattutto vorrei ringraziare l'INFN, la sezione, il Laboratorio del Sud, che io conosco già ovviamente per motivi professionali e quindi sono particolarmente felice di essere qui. Grazie alla bellissima presentazione che mi ha preceduto posso anche andare più velocemente, quindi non temete sulla lunghezza della mia presentazione, che sì, è una presentazione del libro che io ho scritto quando su proposta di un editore, ma sostanzialmente perché ci sono momenti e fasi della propria vita in cui uno ha più predisposizione, più tempo, più voglia di dedicarsi alla divulgazione rispetto alla ricerca vera e propria. Quindi questa cosa mi ha divertito e adesso mi diverto anche andare in giro per l'Italia con l'occasione del libro per parlare di fisica, di neutrini e di scienza. Bene, siccome siamo, ovviamente vi invito anch'io a vedere la mostra Balle di Scienze, quindi oggi, visto che parliamo di balle, vi parlo di fantasmi. Naturalmente in maniera un po' più seria. Dirò che in realtà non si parla di fantasmi, ma di queste strane particelle e neutrini di cui avete già sentito parlare che si comportano come dei fantasmi. E in effetti un po' il racconto scientifico, diciamo, del secolo scorso che riguarda il neutrino è un po' un racconto, secondo me, che si è sempre tinto di giallo sin dall'inizio. Si è tinto di giallo perché sin dalle prime prove sperimentali dell'esistenza del neutrino e della rivelazione dei neutrini solari, la cosa cominciò con un mistero perché le cose non tornavano, i neutrini che si misuravano erano molto di meno di quelli che ci si aspettava e quindi allora io per adeguarmi l'incipit del mio libro è una frase tipica, terrorizzante di un giallo che dice che invisibili fantasmi ci circondano, ci attraversano numerosissimi e si aggirano per tutto l'universo. Ovviamente vi devo però spiegare che cosa sono i neutrini. E allora, come già è stato accennato, tanto per continuare con questo tono giallistico per cercare di terrorizzarvi, vi dico che mentre siete qui sulle vostre belle spiagge ad abbronzarvi al sole e magari per non ridurvi come questa signora che ovviamente non ha usato un'opportuna crema solare, pensate invece di proteggervi da tutti i raggi UV, visibili e non visibili che arrivano dal Sole, ebbene non immaginate che circa 60 miliardi di neutrini al secondo vi attraversano ogni centimetro della vostra pelle e questi sono proprio i neutrini che vengono dal Sole. Adesso, fatta questa frase terrorizzante, vi rassicuro subito dicendo che ovviamente questi neutrini non vi fanno assolutamente nulla, quindi, e soprattutto non andate in farmacia a cercare la crema per i neutrini perché la cosa potrebbe ritorcersi contro di voi, sia perché vi prenderebbero per matti, ma soprattutto perché la crema per i neutrini non può essere inventata per definizione, in base anche a quello che è già stato detto, cioè che i neutrini interagiscono pochissimo con il nostro corpo. Di tutti questi miliardi, fantamiliardi di neutrini che vengono dal Sole, in tutta la nostra vita si contano forse su una mano o su due mani quelli che interagiscono sul nostro corpo. Bene, quindi in questo libro in cui racconto che io definisco in un certo senso un libro di avventura, perché? Perché intanto per seguire i fisici che fanno i neutrini uno è costretto a fare il giro del mondo e poi il giro del mondo in posti abbastanza inusuali, in qualche caso estremi, come è stato citato, per esempio il Polo Sud, ma è anche un viaggio un po' intellettuale che passa dal mondo dell'infinitamente piccolo, come è stato detto, a quello dell'universo, quindi al mondo dell'infinitamente grande. Ebbene,
Per spiegare che cos'è un neutrino, anche se già è stato detto, in fondo basta rifarsi a domande antiche come l'uomo, perché immagino che anche l'uomo primitivo, seduto intorno al fuoco nelle notti stellate, si sia chiesto: ma che cos'è quello che vedo nel cielo? Cos'è questo universo? Di che cosa è fatto? È qualcosa che è immutabile? Cioè è sempre fermo lì e non cambia, non si evolve? Oppure ha avuto un'origine? Se ha avuto un'origine e si evolve, qual è il suo futuro? E l'altra domanda fondamentale che gli uomini e i filosofi, ma in generale gli uomini, si sono fatti subito dall'inizio, è la domanda: è di che cosa è fatto il mondo? Vedete, questa è una statua di Rodin, che si chiama Il Pensatore. Quelli che ne sanno di arte dicono che rappresenta Dante sulle porte dell'inferno. Secondo me questo è il simbolo del mestiere dei fisici, perché in fondo che fanno i fisici? Che cosa si chiedono? A che cosa cercano di rispondere? Cercano di rispondere proprio a di che cosa è fatto il mondo. Cioè, se io guardo tutto quello che mi circonda sulla Terra, dal piccolissimo virus o batterio ai grandi animali, oppure al Sole, oppure a tutto l'universo, l'uomo si chiede: ma c'è qualcosa di comune tra tutte queste cose? Cioè, apparentemente, al di là della varietà e straordinaria varietà di fenomeni a cui noi assistiamo, possiamo ricondurre tutto in un unico schema? E questo, se volete, l'ho messo perché mi piace rimandare sempre ad altre culture che non siano scientifiche. Questa è una statua di Pistoletto che si chiama La tavola del Mediterraneo. E perché, diciamo, l'ho messa? Lo capirete perché guardando questa immagine, questa mappa del Mediterraneo, in cui sono segnati tutti i filosofi presocratici. Questo perché mi piace mostrarla? Perché in questo momento in cui il Mediterraneo, ahimè, è tornato luogo di guerre, di conflitti, di crisi, di paure, di tutte cose negative, ricordare invece che il Mediterraneo è stata la culla della civiltà, del pensiero, della filosofia, secondo me forse ci può aiutare a rasserenarci un pochino e sperare in un futuro in cui la ragionevolezza ritorni e la razionalità ritornino a imperare. E vedete, i filosofi presocratici in fondo si facevano proprio questa domanda a cui anche noi fisici cerchiamo di rispondere. Loro dicevano: qual è l'archè, il principio proprio primo dell'essere, di ciò che esiste, di ciò che è fondamentale. E l'altra domanda era: ma la natura è discreta o continua? Cioè, se io prendo un microscopio sempre ideale, con una risoluzione sempre maggiore, che io posso aumentare a mio piacimento, che cosa vedo? Vedo sempre pezzi sempre più piccoli, e, insomma, la materia è divisibile all'infinito, oppure a un certo punto vedo quelli che sono i mattoni fondamentali che poi costituiscono tutto. Ebbene, che voi sapete, non voglio fare lezioni di filosofia, che c'era chi diceva che la materia è suddivisibile all'infinito, e invece c'era qualcuno che diceva: no, la materia è finita, cioè la materia è discreta, cioè esistono dei mattoni fondamentali che inspiegabilmente, miracolosamente, come diceva Democrito, attraverso il loro movimento, che ai nostri occhi vuol dire attraverso l'interazione tra questi mattoni, costituiscono e miracolosamente creano tutto l'esistenza. Qual è la differenza? Diciamo, adesso noi moderni possiamo dire, in questa disputa che risale a 500 anni avanti Cristo, chi aveva ragione? Aveva ragione Democrito: la materia è discreta. E perché lo possiamo dire? Lo possiamo dire perché è nata la scienza moderna, lo dobbiamo a Galileo Galilei, che ha fondato il metodo scientifico. Quindi adesso esistono quelle che noi chiamiamo le verità scientifiche, sono tutt'altro che verità valide all'infinito, sono sempre superabili, però sono verità condivisibili perché si basano sul metodo sperimentale. E adesso appunto sapete che noi appunto esistono questi mattoni fondamentali, solo che quello che noi adesso chiamiamo l'atomo non è più indivisibile, perché l'atomo in greco vuol dire indivisibile, ma l'atomo a sua volta è fatto di altre particelle che
appunto, gli indivisibili sono diventati i quark, e poi sappiamo che il movimento, quello che Democrito chiamava il movimento dei quark, in realtà è una interazione di quattro forze fondamentali. Tutto quello che noi adesso i fisici hanno scoperto su questo per rispondere di che cosa è fatto il mondo è racchiuso in quello che già è stato citato, che è il modello standard delle particelle elementari, che dice ci sono 12 atomi in senso democriteo, cioè particelle indivisibili elementari che attraverso l'interazione e quindi scambiandosi altre particelle danno luogo a tutto ciò che esiste. L'ultimo anello che mancava di questo modello era il bosone di Higgs, che come sapete è stato scoperto, annunciata la scoperta nel 2012 e ha fruttato poi i Nobel. Adesso la lezione che ci ha dato Galileo e poi tutti quelli dopo di lui, Newton eccetera, qual è stata? Che la rivoluzione anche del pensiero filosofico, anche religioso se volete, apportata da Galileo, la novità consiste non solo nel fatto che ha detto che non è stato il primo, ma insomma che non era la Terra al centro dell'universo, ma semmai la Terra ruota intorno al Sole, ma la vera novità, diciamo, dal punto di vista del pensiero umano, della scienza moderna, è che la natura della Terra, di tutto ciò che c'è sulla Terra, e la natura di ciò che è l'universo è la stessa. Quindi per studiare non solo ciò che noi vediamo sulla Terra, ma per studiare l'universo usiamo le stesse leggi, gli stessi componenti fondamentali che costituiscono questo tavolo o altre cose che sono sulla Terra, sono gli elementi fondamentali che costituiscono l'universo. E adesso accanto al modello standard delle particelle elementari c'è un modello cosmologico dell'universo che risponde alle altre domande: l'universo ha avuto un'origine oppure è immutabile? No, l'origine ce l'ha avuta, è quella che noi chiamiamo il Big Bang. Sappiamo che sono passati circa 14 miliardi di anni da quell'istante. E tutto è cominciato da una singolarità, come noi chiamano i fisici, in cui neanche lo spazio e il tempo possono essere definiti, di enorme densità ed energia che improvvisamente ha cominciato ad espandersi in frazioni infinitesime di secondo, da qualcosa di indefinibile è diventato delle dimensioni di una palla, un pallone, una rana, insomma un oggetto un po' con dimensioni finite che comprendeva in sé già tutto l'universo. E adesso noi siamo qui sull'ultimo anello, dopo 14 miliardi di anni, con miliardi, miliardi e miliardi di galassie, di stelle, di eccetera. E noi la vita sulla Terra, anzi il sistema solare, si è formato 4 miliardi di anni fa. Quindi vedete come la scienza moderna sta cercando di rispondere a domande che però in realtà erano antichissime. Bene, abbiamo detto, è stato detto anche prima, che i neutrini fanno parte di questi mattoni fondamentali, di questi che costituiscono tutto. Ci sono tre tipi di neutrini, ma i neutrini hanno attirato subito l'attenzione dei fisici perché sono piuttosto peculiari. La prima peculiarità è appunto quella che interagisce pochissimo, meglio interagisce solo debolmente con la materia, quindi attraversa strati e strati di materia senza essere fermato, senza produrre altre particelle. Ecco quindi il titolo del libro, Perché il fantasma? Perché come si vede nei film, che i fantasmi non hanno bisogno di aprire le porte per passare da una stanza all'altra, così i neutrini, altro che stanze, attraversano tutto l'universo, la Terra, senza essere fermati. E questa è la prima, diciamo, delle caratteristiche che è piuttosto anomale. L'altra caratteristica è che sono particelle che hanno amato, se vogliamo umanizzarle, confondere molto i fisici. Perché appunto i primi studi sono stati fatti sui neutrini solari e il conto non tornava, i neutrini solari non erano quelli che ci si aspettava. E lì è nato il dibattito se eravamo noi che non sapevamo come funziona il Sole oppure se i neutrini avevano qualche particolarità che li rendeva strani. La particolarità era proprio che, siccome i neutrini esistono di tre tipi,
per un, diciamo, un meccanismo quantistico che adesso non voglio spiegarmi, ma insomma in qualche maniera sono in grado, viaggiando nello spazio e nel tempo, di trasformarsi da un tipo all'altro. Ecco perché diciamo anche che oltre ad essere dei fantasmi sono come dei camaleonti. Quindi i neutrini partivano tutti di un tipo, elettronici dal Sole, quando arrivavano sulla Terra molti si erano trasformati in neutrini di un altro tipo, muonico, il rivelatore che era sulla Terra era in grado di vedere solo i primi e ovviamente il conto non tornava. E il mistero, fu chiamato proprio il mistero, il puzzle dei neutrini solari. Ecco perché dico che in qualche modo la storia scientifica del neutrino si è tinta di giallo sin dall'inizio. Quindi hanno questa capacità camaleontica di trasformarsi da un tipo all'altro. Ora, da dove vengono i neutrini? Qui ho fatto un collage di tutte le possibili sorgenti di neutrini. Non vi sorprenda di vedere tra queste sorgenti anche una banana, perché diciamo, magari non è di grande interesse scientifico misurare i neutrini emessi da una banana, però anche le banane che contengono, come sappiamo bene, il potassio che ci fa tanto bene, perciò le mangiamo, contengono anche dosi, piccole dosi di potassio instabile, radioattivo, potassio 40, che decadendo emette dei neutrini. Non ci interessa molto dal punto di vista scientifico, però è giusto una curiosità. Ovviamente non solo le banane, anche noi abbiamo del potassio 40, quindi anche noi siamo degli emettitori di neutrini. Allora vediamo rapidamente da dove vengono questi neutrini. Vi ho già detto che vengono dal Sole. Ora, qual è l'interesse di studiare il Sole con i neutrini, invece che, visto che il Sole è quello che ci illumina, ci manda tanta di quella luce, possiamo studiarlo in tanti altri modi, qual è l'interesse di studiare il Sole con i neutrini? L'interesse sta nel fatto che, siccome il Sole, come tutte le stelle, è una centrale a fusione nucleare nel cui interno si bruciano ogni secondo milioni di tonnellate di idrogeno, vengono fusi in elio con l'emissione dell'energia che poi è quella che ci scalda, che ha concesso la crescita della vita sulla Terra, ma emettono anche neutrini. Ora, qual è il problema? Il problema è che la luce, i fotoni che vengono emessi, siccome nel nucleo il nucleo è estremamente denso, rimangono intrappolati anche per centinaia di migliaia di anni prima di arrivare alla superficie e quindi poi di arrivare sino a noi. I neutrini invece, grazie a questa capacità di attraversare come fantasmi la materia, giungono sino a noi immediatamente. Quindi, mentre la luce che adesso noi vediamo è vecchia di centinaia di migliaia di anni, è stata prodotta nel Sole centinaia di migliaia di anni fa, i neutrini invece che i nostri rivelatori rivelano sono non solo prodotti diciamo all'istante, insomma ci impiegano 10 minuti ad arrivare sino a noi, però non solo, ma arrivano direttamente senza intermediazioni dal nucleo del Sole, lì dove poi c'è la nascita di tutto diciamo del funzionamento del Sole. E quindi è come se l'uomo avesse adesso a disposizione un occhio che riesce a guardare all'interno, mentre la luce in fondo ci viene solo dall'esterno. Vado rapidamente, recentemente, in anni più recenti, da solo da alcuni decenni, finalmente diciamo, ci sono due esperimenti al mondo, uno in Giappone e uno proprio al laboratorio del Gran Sasso, che sono in grado di misurare anche i neutrini che vengono dalla Terra. Adesso, ma anche qui vado molto rapidamente, però qual è l'interesse? Nonostante noi ci abitiamo sulla Terra, però in realtà di quello che succede sotto i nostri piedi conosciamo veramente molto poco, perché in fondo tutte le nostre conoscenze si basano sulla propagazione delle onde sismiche, non è che possiamo andare a guardare dentro la Terra, insomma. Ecco, ancora una volta entrano in gioco le proprietà dei neutrini. La Terra viene scaldata dal fatto che nel nucleo e nella crosta terrestre ci sono isotopi radioattivi di uranio, torio e potassio che decadendo emettono anche dei neutrini. Questi neutrini, come dico, finalmente in decenni recenti, negli ultimi decenni, sono stati misurati da due esperimenti, quindi anche qui è come se finalmente abbiamo un occhio, una sonda che riesce a scrutare il mantello terrestre, cosa che prima potevamo fare solo attraverso la propagazione delle onde sismiche.
E qual è l'importanza? L'importanza sta nel fatto che la produzione e il meccanismo di calore all'interno della Terra sono alla base dei fenomeni vulcanici e tettonici in generale, di cui ovviamente Catania è ben esperta. Ovviamente non voglio dire che misurando questi neutrini riusciamo a prevedere né le eruzioni dell'Etna né i terremoti, per carità, non, assolutamente non voglio dire questo, però sicuramente aiuterà la nostra conoscenza della Terra a progredire. Questo appunto è quello che vi dicevo. L'altra cosa è, come dico sempre, l'ultimo sospiro di una stella che muore è fatta di neutrini. Una stella che brucia questo combustibile in questa centrale a fusione, a un certo punto il combustibile si esaurisce, la stella implode su se stessa e poi esplode sotto certe condizioni, sto molto semplificando, e in questi ultimi secondi proprio di vita della stella viene messo un fiotto violentissimo di neutrini, anche questi rivelati una volta nel 1987, e speriamo che succeda un altro evento di supernova. La supernova, lo sapete, è quell'evento per cui una stella nel cielo improvvisamente diventa milioni di volte più luminosa rispetto a come era prima, perché quello è il segno proprio che la stella è morta, cioè prima questa implosione e poi questa esplosione. In quell'istante, in circa 10-20 secondi, emette un'enorme quantità di neutrini. È successo ai margini della nostra galassia nell'87, adesso ci sono esperimenti molto più grandi che saprebbero trarre molto più profitto dalla misura dei neutrini se avvenissero. E siamo in ritardo perché i nostri teorici ci dicono che ce ne dovrebbero essere 2-3 ogni 100 anni, e tenendo conto da quanto tempo ci sono esperimenti in funzione, insomma, ci dovremmo essere. Ecco, poi vedete, in questa storia dell'universo, se noi osserviamo l'universo solo con la luce, fino a quanto, siccome sapete che più lontano, più diciamo vado indietro nel tempo e vado indietro anche nello spazio e nel tempo, cioè un discorso un po' confuso, voglio dire che se io osservo oggi una stella, la luce di una stella, se la stella è molto lontana, io vedo l'immagine della stella com'era il tempo impiegato dalla luce, che il tempo è impiegato ad arrivare dalla sorgente fino a noi. Quindi, per esempio, faccio un esempio, che quello delle onde gravitazionali, che vanno anche loro alla velocità della luce, il discorso è lo stesso. Avete sentito che quella misura delle onde gravitazionali, che è veramente la scoperta del secolo, bene, è stata prodotta da una coalescenza di due buchi neri che stavano a 1,3 miliardi di anni luce dalla Terra. Vuol dire che quello che noi abbiamo misurato sulla Terra era avvenuto 1,3 miliardi anni fa. Bene, allora, se io guardo la luce, quanto indietro nel tempo riesco ad andare in questa storia dell'universo? Posso andare andando sempre più lontano, fino ad arrivare al Big Bang? No, in realtà no. Perché? Perché la luce è stata, diciamo, creata, e la luce fu, diciamo, i fisici adesso sanno che la luce è nata 380.000 anni dopo il Big Bang. Adesso, guardando la polarizzazione, va bene, non voglio entrare in dettaglio, ma diciamo, usando la luce io riesco a guardare l'universo molto indietro, perché 380.000 anni rispetto a 14 miliardi di anni ovviamente è molto poco, però mi fermo. Invece i neutrini sono stati creati nei primissimi frazioni di secondo dopo il Big Bang. Quindi se, quando riusciremo, perché ancora non ci siamo riusciti, a vedere questi primi neutrini che sono stati prodotti frazioni infinitesime di secondo dopo il Big Bang e che hanno riempito l'universo, ce n'è 300 per ogni centimetro cubo di tutto l'universo, noi potremo studiare l'universo in veramente proprio quando era veramente appena nato, diciamo. E poi, diciamo, su questo non mi soffermo, ci sono i neutrini atmosferici che sono oggetto dello studio di questi esperimenti sottomarini.
che sono prodotti in questi acceleratori cosmici, in questi processi catastrofici a livello dell'universo, cui tipicamente sono coinvolti dei buchi neri, che emettono tante cose, fra cui neutrini di altissima energia. Però, vedete, l'uomo è anche bravo, i fisici sono bravini, quindi riescono anche a, sono riusciti a produrli questi neutrini in maniera artificiale. Un modo per produrre i neutrini è farli e produrli agli acceleratori di particelle. Ricorderete, forse ne avrete sentito parlare, del fascio di neutrini prodotto dal complesso di acceleratori del CERN di Ginevra e inviati in direzione del Gran Sasso, dove c'erano degli esperimenti che erano in grado di misurarli. E l'altro modo è mettersi vicino alle centrali nucleari, non a fusione, che ahimè non sappiamo fare, ma quelle a fissione, che sono quelle per la produzione di energia, che sono anche una fortissima sorgente di neutrini, in particolare di antineutrini. Ora, io vi ho descritto quali sono le sorgenti, ma dove si studiano questi neutrini? Ebbene, i poveri fisici che studiano i neutrini non hanno la vita facile. Vedete la faccia di Einstein, è un po' preoccupata a vedere questi poveri colleghi, questi nipoti suoi che vanno in giro per il mondo e nei posti più disparati a studiare i neutrini. Quindi nel libro, siccome io appunto descrivo un po' qual è lo stato della ricerca sui neutrini, un po' è come fare un giro del mondo seguendo tutti i fisici. E dove vanno questi fisici? Come è stato detto, sono andati al Polo Sud. Voi capite che lavorare al Polo Sud non è proprio, diciamo, una cosa facile, dove nella stagione estiva la temperatura media è meno 20, meno 30, vi lascio immaginare quale sia quella nel periodo invernale. E un po' qui il concetto è lo stesso dell'esperimento sottomarino: siccome i neutrini bisogna mettergli tanta massa per fermarne qualcuno, proprio perché interagiscono poco, bisogna mettersi di mezzo con molta massa per poterne fermare qualcuno. Ebbene, l'idea geniale è stata quella: prendiamo un pezzo di ghiaccio oppure un pezzo di mare pulito del Mediterraneo profondo, ci mettiamo dei sensori e rendiamo questo chilometro cubo o di ghiaccio o di acqua sensibile all'interazione dei neutrini. Questo è quello appunto di cui avete già sentito parlare. Dove altro si studiano i neutrini? Sicuramente nei laboratori sotterranei. E questo è l'ingresso del laboratorio del Gran Sasso. Vi assicuro che lavorare al Gran Sasso poi non è così spiacevole, diciamo, sicuramente lo è molto di meno che non lavorare al Polo Sud. Vedete, questo è un po' il laboratorio del Gran Sasso, è ancora non so per quanto, perché i cinesi ci stanno rincorrendo, ci vogliono levare il primato, però al momento il laboratorio del Gran Sasso è ancora il più grande e il meglio attrezzato dei laboratori sotterranei al mondo, di cui vedete una mappa di dove sono più o meno distribuiti. Questo è, appunto, c'è la parte esterna, la parte interna, queste sono un po' le caratteristiche del laboratorio, ma non voglio dimulgarmi. E poi appunto i fisici sono costretti a mettersi anche vicino alle centrali nucleari, che sono una grande sorgente di antineutrini. Difatti, cito questo perché il mio attuale esperimento, che si chiama Juno, siamo andati in Cina, dove stanno costruendo un grande complesso di centrali nucleari per la produzione di energia civile. Quando saranno ultimate tutte, avremo a disposizione dell'ordine di 30 gigawatt di potenza, che insomma è veramente mostruosa, sono vari reattori. E lì abbiamo cominciato a costruire questo enorme apparato. Vedete, torna di nuovo la necessità di costruire esperimenti che sono enormi, con grande massa, per poter diciamo, misurare i neutrini. Questa è una grande sfera di circa 40 metri di diametro, riempita di una sostanza scintillante, che è appunto un po' sul principio che quando il neutrino, qualcuno dei neutrini che vengono fermati in questo materiale, produce altre particelle carica, emette dei lampi di luce che poi i sensori sono in grado di rivelare. Quindi arrivo alle conclusioni.
I neutrini nel campo della fisica delle particelle elementari, quindi dell'infinitamente piccolo, ma anche dal punto di vista dello studio delle sorgenti del cosmo, sono un argomento di grande interesse. Ricordo che nel 2015 il Nobel per la fisica è andato proprio per la misura della oscillazione dei neutrini, cioè proprio di questa capacità camaleontica dei neutrini di trasformarsi da un tipo all'altro, però diciamo molto ancora rimane da scoprire. Quindi sappiamo molto già rispetto a quando Pauli ipotizzò la loro esistenza, e anzi addirittura, appunto come è stato ricordato, pensava che mai saremmo riusciti a misurarli. Una delle cose che ci rimangono da scoprire è se l'ipotesi di Ettore Majorana, che voi conoscete bene, è valida o no, cioè se il neutrino e l'antineutrino, la sua antiparticella, coincidono, e ancora a distanza di tanti anni ancora non siamo stati in grado di dire sì o no. E quindi sapere di più sul neutrino, come dicevo, ripeto, è importante perché fa avanzare la conoscenza, ma fa avanzare la conoscenza sia proprio di come è fatto, di questo ideale microscopio di risoluzione infinita con cui osserviamo le cose che ci circondano, ma anche l'universo. Se volete saperne di più, potete leggere il libro. Grazie.